è il 25 maggio del 2018, il giorno in cui diventa definitivamente operativo il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il giorno in cui le aziende avrebbero dovuto essere già conformi alle nuove regole. In realtà è il giorno in cui inizia un lungo percorso per la maggior parte delle aziende, specialmente le piccole e medie imprese. E come fu nel 2002, quando entrò l'euro come moneta unica, in cui vedemmo un anno di interregno tra la lira e la nuova moneta, l'euro, ma poi non fu sufficiente questo periodo di comporto per abituarsi, ma ci vollero mesi ed anni. Così oggi, avendo una nuova normativa, un unico ombrello normativo comune in tutta l'Unione Europea, sicuramente ci vorranno diversi mesi, se non anni, prima di abituarci a questa nuova svolta storica, epocale per i 28 attuali stati membri dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le imprese, ci sono grosse opportunità, perché il regolamento europeo nasce per lo sviluppo del mercato digitale. Questo significa che le aziende virtuose, che adotteranno misure di sicurezza e anche un modello organizzativo semplice e comprensibile anche agli utenti finali, chiedendo consensi sulla base di informative scritte in maniera semplice, non scritte in legalese, avranno d'altra parte utenti che avranno fiducia in queste aziende che opereranno in internet, e questo potrà far sì che quello scopo iniziale del regolamento europeo di vedere uno sviluppo del mercato digitale si possa progressivamente avverare.